Sensore in allerta, 6 di nuovo chiusa da Savona verso il Piemonte, solo la provinciale del Cadibona. Nuova frana sopra Voltri, situazione monitorata sotto i piloni della 26, la Val Cerusa è zuppa d'acqua. Imperiese nel fango, da Pieve di Teco a Arezzo, la gente fatica per tornare alla normalità, i piccoli comuni hanno bisogno di aiuto. 3 punti d'oro per l'Entella, i chiavaresi battono in casa la Juve Stabia, domani sera la Samp a Cagliari. Jazz d'autore con Bobby Watson alla Spezia, il grande sassofonista americano in concerto al Big Boss Man della Pieve, si impara nella musica anche sbagliando. In chiusura la musica con il jazz, perché un grande della musica nera, veterano dei Jazz Messengers di Art Blakey, era ieri sera in concerto alla Spezia. Parliamo di Bobby Watson, vediamo e sentiamo con Marco Bartolini. È uno dei più grandi sassofonisti jazz contemporanei, ha prodotto una discografia sterminata e ha suonato con i più grandi nomi della storia del jazz. È Bobby Watson per una sera al Big Boss Man della Pieve della Spezia. Un concerto sold out in cui ha suonato con due grandi nomi del jazz italiano, Leonardo Corradi all'Hammond e Matteo Cidale alla batteria. Jazz is... Per me il jazz è la libertà di espressione e anche la libertà qualche volta di fare degli errori e imparare dai tuoi errori. Una carriera straordinaria che lo ha visto suonare e registrare con Wynton Marsalis, Max Roach, Art Blakey, Joe Williams, Diane Reeves e tanti, tanti altri. La serata è scivolata tra standard del patrimonio jazz mondiale e composizioni originali di Bobby Watson. A portare il grande sassofonista alla Spezia, l'associazione Fare Jazz. L'associazione dal 2011 in poi, insomma, si sta prodigando, insomma, nell'organizzare, grazie anche all'apporto dei locali spezzini, delle istituzioni, insomma, dei concerti di grande qualità.